Si sta comportando come un ladro di polli. Siamo al 5 agosto domani, che vuol dire che la maggior parte delle persone pensa alle ferie o è in ferie, quindi c'è grande disattenzione. Si cerca di far passare domani o un progetto di legge oppure delle linee guida che annunciano un progetto di legge a breve che vorrebbe espropriare i comuni lombardi dalle competenze rispetto alla gestione dell'acqua per assegnare invece quelle competenze alle province, escluso il comune di Milano. In secondo luogo si fa in pieno agosto per evitare di doversi confrontare con i cittadini lombardi. Tutto questo ha un senso, il senso è che Formigoni e anche la Lega, perché va ricordato che la Lega fa parte di questa maggioranza, non fa parte dell'opposizione, hanno già 3 anni fa tentato di privatizzare l'acqua con una norma che era una specie di decreto Ronchi ante litteram. Non era andata questa mossa soprattutto grazie all'opposizione molto forte da parte dei comuni lombardi, perché 144 consigli comunali hanno preso l'iniziativa del referendum abrogativo. E pur di non dover andare al referendum, sapendo dell'impopolarità di questa scelta, non solo tra gli elettori del centro-sinistra, ma anche ovviamente dall'altra parte, alla fine, all'inizio del 2009, si è riuscito a votare all'unanimità dentro il Consiglio una norma che abrogava quella privatizzazione. Evidentemente si vuole comportare come Marchionne, che deve fare la rappresaglia, quindi si tolgono di mezzo i comuni in modo tale di non trovare più degli ostacoli. E lo si vuole fare prima del referendum, in modo da anticipare gli esiti eventuali del referendum, che anzi direi probabili. Sicuramente in Lombardia, e questa è la convinzione evidentemente anche del capo di Comunione e Liberazione, in Lombardia i no alla privatizzazione dell'acqua sono maggioritari. Ma io auspico, e questo è un auspicio e non tanto una realtà purtroppo, che prevalga almeno nella base, nei quadri intermedi del Partito Democratico, l'impegno per la vittoria del referendum abrogativo e per impedire a Formigoni di anticipare l'esito del referendum. È un auspicio, sappiamo bene che anche l'ultima volta il Consiglio regionale il PD era a dir poco tiepido e ambiguo, mentre invece molti sindaci del PD si sono comportati in maniera molto diversa, hanno preso in mano la bandiera della lotta contro la privatizzazione. Quindi noi dobbiamo puntare perché sia quella componente del PD dal basso che sta dalla parte giusta, chiamiamolo così, prevalga. In alcuni dirigenti, a partire da colui il quale in Consiglio regionale dovrebbe fare il capo dell'opposizione, invece fa il vicepresidente Di Boni, credo ci sia poca speranza. Chiedere alla Giunta Formigoni di non approvare un progetto di legge che consegnerebbe l'acqua di tutta la Lombardia nelle mani delle multinazionali. Non so se è una questione di interessi legati a Comunione e Liberazione o la cosa è trasversale. Quello che rivendichiamo noi è che c'è anche una trasversalità di cittadini che hanno votato magari centrodestra, che non vogliono la privatizzazione dell'acqua, e lo hanno dimostrato con la raccolta firme per il referendum, 1.400.000, dei quali 237.000 in Lombardia, ovviamente di colore diverso. Anche i sindaci che dicono no a questo progetto di legge, lo dice Anci Lombardia, sono sindaci della Lega come sindaci del centro-sinistra. Quindi evidentemente attribuire il tema degli interessi della privatizzazione solo a una componente politica forse è sbagliato. Quello che è vero è che la trasversalità esiste a difesa dell'acqua pubblica, soprattutto di quella lombarda, che nel bene o nel male, ma soprattutto a Milano città in provincia, funziona benissimo perché è pubblica. A Milano c'è la Moratti, che è di centrodestra, e fa funzionare benissimo l'acquedotto con le tariffe più basse d'Europa. L'acqua a Milano costa 60 centesimi perché è pubblica ed è buonissima e il servizio è efficientissimo. Dove è stato privatizzato, dove ci sono le multinazionali, sappiamo benissimo che sono stati fatti disastri. Loro vogliono legiferare recependo il decreto Ronchi. Il decreto Ronchi è la normativa nazionale che dice l'acqua va privatizzata. Peccato che il decreto Ronchi è bloccato da due cose: il ricorso
ricorso che hanno presentato 5 regioni e il referendum sottoscritto da 1.400.000 cittadini. Entro ottobre-dicembre la Corte Costituzionale si dovrà pronunciare su questi due passaggi. Quindi le altre 19 regioni stanno ferme, non stanno legiferando, solo Regione Lombardia viene e vuole approvare questo progetto di legge che dice l'acqua finisce nelle mani dei privati. L'ultima cosa, se avessi davanti un leader nazionale o anche regionale del PD, cosa gli diresti di fronte a queste posizioni a volte un po' da Giano Bifronte, no? In piazza con i movimenti per l'acqua, poi nei palazzi magari nasce qualche comitato contro il referendum? Prima di tutto risvegliati un po' dal torpore, quella della battaglia a difesa dell'acqua pubblica è una battaglia che va giocata nell'interesse dei cittadini. Se ovviamente guardiamo gli interessi delle banche o delle corporazioni che stanno all'interno di alcuni partiti, è chiaro che uno deve decidere da che parte stare, o sta dalla parte dell'affare economico delle banche o sta dalla parte dell'acqua pubblica, quindi dei cittadini. Ci sorprende anche che l'estensore, il promotore del modello lombardo famoso in tutto il mondo, il difensore della Lombardia dagli attacchi di questo governo, l'uomo più federalista che ci sia, il difensore delle mozzarelle, delle passeggiate della P3, in questo momento conceda, diciamo, al decreto Ronchi tutto, si beva tutto il decreto Ronchi, perché di questo si tratta. Cioè Formigoni e i suoi assessori hanno deciso di adottare insieme a Podestà il decreto Ronchi così com'è, quindi assumendo anche questa decisione assurda dell'abolizione degli ATO, che erano comunque degli ambiti in cui alcuni comuni potevano partecipare a pieno titolo, invece adesso pare che sia tutto conferito alle province, la podestà potremmo dire sull'acqua, ci troviamo di fronte a cose molto sbagliate. Ecco, il comitato chiede anche alla regione di aspettare, alla luce dei 5 ricorsi contro il decreto Ronchi e del quesito referendario. Ma loro sono più bravi degli altri, devono farlo prima. La regione Lombardia è come dire, la regione record nel fare le cose sbagliate, molto prima degli altri, come dire, appena c'è un'idea sbagliata in Italia, in Lombardia si fa, da quando c'è Formigoni, quindi da quando ci sono quei signori che facevano incisioni rupestri. Sono appena tornato da Roma, ragazzi. No, brevissimamente, ma questo comportamento della Lega un po' Giano Bifronte, no? Cioè, cosa fate? Contro Roma ladrona, però poi privatizzate l'acqua pubblica. Ma non la privatizziamo. Ma come non la privatizzate? No. Cioè vi comportate un po' come sulla protezione civile, no? Ragazzi, sono appena tornato da Roma. Ah, due domande. Sono appena tornato da Roma. No, io ero a Roma. Ero a Roma. No, abbiamo fatto, adesso è finito, lei vede poca gente. Presidio, perché domani era calendarizzato il progetto di legge, sembrerebbe, no, adesso non c'è perché Anci Lombardia e noi abbiamo fatto un po' di casino, forse, giusto? No, ma difatti mi conferma che non c'è. Non c'è. Ci può confermare che la Lega mantiene la posizione che aveva? Cioè sull'acqua? Quella del sindaco di Varese. Ok, che ha detto Attilio Fontana. Quindi all'interno della giunta c'è una discussione che... Credo di sì, ma visto che non l'hanno portata domani, per cui se non c'è un'unanimità sulle cose... Ma la decisione di quando è la decisione di rinviarlo? Perché fino a venerdì era calendarizzato il 5. Martedì ho chiesto. Ma ieri intendo. Ieri ho chiesto l'ordine del giorno della giunta, ho chiamato il vicepresidente, ma non c'era all'interno. Ok. Saluto, grazie. Buona coerenza.